Secondo candidato. Buonasera, io sono Giuseppe Angelo Bottasini, dico anche il secondo nome perché sulla scheda troverete anche quello. Abito a Pioltello dalla nascita, ho 53 anni, di mestiere da una decina d'anni faccio il dirigente in un'azienda privata di informatica. Sono sposato, quest'anno faccio 25 anni di matrimonio, ho due figli. Esperienze prima di arrivare al tavolo di stasera, da ragazzo nella Caritas, poi ho fatto il consigliere d'amministrazione nell'asilo Gorra di Pioltello, nella scuola di formazione disabili di Melzo, senza essere retribuito, ci tengo con orgoglio a dirlo. Ho fatto il consigliere comunale per 9 anni e ho fatto l'assessore sempre a Pioltello per 2 anni. Perché mi candido? Mi candido perché me l'hanno chiesto. Chi me l'ha chiesto pensava che fosse il momento a Pioltello di un cambiamento nel modo di fare politica, e garantendo però un po' di quell'esperienza che è necessaria per poter governare una città complessa come Pioltello. Con me si candidano 2 liste civiche, la lista per Pioltello, che penso sia conosciuta da buona parte dei presenti perché è 20 anni, anzi 21, che è attiva sul territorio per, a favore della solidarietà, dell'ambiente e della partecipazione dei cittadini. Quest'anno ho il piacere anche di essere accompagnato da una seconda lista civica che si chiama Vivere Pioltello, che è formata da 24 cittadini alla loro prima esperienza politica e che mettono a servizio della città la loro professionalità e il loro impegno civico. L'ultima delle cose che vorrei dire, stando dentro i 2 minuti, sono che queste liste che mi accompagnano sono liste abbastanza giovani, un'età media poco sopra i 40 anni entrambe, e devo dire con piacere, con una presenza di donne quasi pari al 50% su tutte e 2 le liste, e di questo sono molto orgoglioso. Grazie. Sì, allora, anche qui qualche cosa va detto in termini generali dell'idea che si ha del territorio di Pioltello, e non semplicemente delegare a un futuro parere di terzi o dei cittadini. Per quello che ci riguarda, noi partiamo dalla considerazione banale che il bene terra è un bene comune ed è una risorsa non rinnovabile, e da questo ne discende, per quello che ci riguarda, il consumo zero del territorio, inteso come non andare a aggredire nuove aree oggi non edificate o non edificabili secondo il PGT corrente, e usare il PGT come strumento per controllare la crescita della popolazione. Per cui alla domanda quali sono i comparti nuovi, la risposta è nostra, è per noi non ci sono comparti nuovi. In città non c'è bisogno di nuove edificazioni, non c'è bisogno di nuovi quartieri. E per quello che riguarda, anzi, i comparti avviati ma non completati, qui cito esplicitamente il Piri Voltanina, no, che sto citato prima, per quello che ci riguarda bisogna andare a ridiscuterlo quell'insediamento, proprio allo scopo di ridurre il suo impatto sul territorio e sulla crescita della popolazione. Anche su quello che è previsto le volumetrie sul Parco delle Cascine, frutto di un'idea di scambio tra terra e volumetrie, passando dal tentativo di acquisire tutto il territorio, ad acquisire solo ciò che serve veramente alla cittadinanza, cioè i percorsi, eventualmente un'area centrale di svago, è probabile che anche quelle volumetrie non abbiano alcun significato e possano e debbano essere azzerate nel nuovo PGT. Per quello che riguarda i grandi parchi, noi siamo per la salvaguardia dei grandi parchi, anzi con il rilancio dell'agricoltura, e non come residuo del passato ma come investimento per il futuro. E io come sindaco mi piacerebbe dare per la prima volta la delega all'agricoltura a un mio assessore. Naturalmente questo passa attraverso il riuso del patrimonio immobiliare esistente, e su questo l'amministrazione, che dispone di tutti i dati relativi ai capannoni, ai negozi sfitti, può farsi e deve farsi parte diligente e attiva per un'operazione di marketing territoriale per cercare di riusare questo patrimonio che noi già abbiamo sul territorio a fini produttivi. Queste sono diciamo in estrema sintesi quelle che sono le nostre idee per il futuro PGT, impegnandoci fin d'ora a partire da subito a realizzarlo con un percorso di urbanistica partecipata con i cittadini. Grazie. Allora, sicurezza si fa sicuramente con la presenza costante e visibile dello Stato, del Comune, della mano pubblica su tutto il territorio e per il rispetto di tutte le regole.
a cominciare anche da quelle più banali, il rispetto del codice stradale, il rispetto della pulizia delle strade, il rispetto di tutte le regole, perché dove si sporca, dove si lascia sporco, dove si lasciano le cose abbandonate, si dà l'impressione che lo Stato non ci sia, il comune non ci sia e quindi poi sia lecito fare qualunque altro tipo di reato. Questo implica il fatto che la sicurezza per un'amministrazione comunale riguarda moltissimi aspetti, riguarda sicuramente anche la manutenzione del territorio, riguarda sicuramente l'illuminazione pubblica, infatti durante questo quinquennio il prossimo sindaco avrà la fortuna di potersi liberare dall'attuale contratto di manutenzione Consip che come dire, non consente di fare dell'illuminazione pubblica decente a Pirtelli. Questa è una grande opportunità per la sicurezza. Abbiamo un sistema di videosorveglianza che, mi spiace contraddire chi mi ha preceduto, è stato appena rifatto ed è completamente funzionante ed è completamente operativo di giorno e di notte. Ha il vantaggio di essere un sistema facilmente estendibile e quindi è possibile in tutti i nuovi interventi che verranno fatti nella città, a mano prendersi l'incarico, l'impegno di aggiungere punti di osservazione sul territorio. Caliamoci un attimino su alcuni tipi di reati in particolare, quelli un po' più odiosi, cioè truffe e furti in casa, che sono una realtà, come dire, stagionale, praticamente stagionale a Pirtello, quindi anche l'idea appunto dell'ondata, perché sono tanti in poco tempo. Allora, su questo, parlando anche con esperti, a noi piacerebbe provare quello che vengono chiamati progetti di controllo di vicinato, che sono progetti misti fra la polizia locale e gruppi di cittadini appositamente addestrati non a fare il poliziotto e non a arrestare il ladro, ma a far favorire la mutua sorveglianza tra le case dei cittadini, cosa che aiuta anche la ricostruzione di relazioni, di conoscenze, di fiducia fra le persone che abitano magari nella stessa via o nello stesso isolato. Un altro elemento importante, che chiudo, ce ne sarebbero tanti, riguarda il controllo delle residenze a Pirtello, che è un problema serio perché abbiamo una situazione di sovraffollamento, di abuso delle case molto importante. Su questo l'impegno, ed è possibile farlo perché i dati ci sono tutti, è di incrociare sistematicamente i dati anagrafici, tributari, catastali e di altre fonti per riuscire a concentrare le poche risorse che abbiamo di controllo del territorio sui casi più anomali. Qua ci fermiamo e ci servono moltissime altre cose, ma questo mi sembra l'essenziale da dire. Grazie. Ma in realtà queste sono due domande in una, servirebbero almeno 4 minuti, però vabbè, proviamo a dire qualche flash. Per quello che riguarda i servizi sociali, ci sarebbe, sicuramente Pirtello ha un discreto, un buon livello di servizi sociali, comunque tutto migliorabile. Dico solo un paio di flash, mi dispiace di non toccare, non poter toccare nel tempo tutti gli argomenti di un settore così delicato e così ampio. Sugli anziani, allora, sugli anziani una cosa che secondo noi manca a Pirtello è insomma, una casa protetta per anziani parzialmente autosufficienti, che preveda spazi privati, la camera, il bagno e spazi comuni dove farsi compagnia, dove essere visitati, eccetera. E a noi sembra che la collocazione più idonea per un'operazione di questo genere a Pirtello sia, ad esempio, la ex scuola di Piazza Matteotti, qua a Limito, che si presta per la sua posizione, collocazione, volumetria per un'operazione di questo genere. Un altro tema che mi piacerebbe proprio toccare in 2 secondi è il tema della povertà, peggiorata dalla crisi economica, su cui il Comune può intervenire con un aiuto che può essere l'allargamento del fondo di sostegno, che oggi è grande, ma non è abbastanza grande. In un momento di crisi dobbiamo pensare di togliere risorse da qualche altra parte e metterle lì. Microcredito, voucher lavoro, sono tutti strumenti che sono alla portata di un'amministrazione comunale che non può creare posti di lavoro fittizi, ma che poi deve dare una mano alle famiglie in difficoltà. Sui centri storici, gli ultimi 30 secondi, noi siamo per le isole pedonali. Voglio dirlo molto chiaramente, e pensiamo che per esempio a Pirtello il centro storico sia già percepito come un'isola pedonale, con tutte le difficoltà del commercio e le difficoltà del funzionamento di quella zona. Però, noi vogliamo anche ampliarla con la nuova piazza della Chiesa. Al limite la situazione è sicuramente più complessa, e qui chiudo, per la forma anzitutto, che non è quella di un centro storico ovviamente detto. Certamente finché non sarà pronta la rivoltanina, bisognerà sfruttare tutte le flessibilità di orario poste dal sistema di telecamere installato per, come dire, lasciar vivo questa zona in attesa di una sua sistemazione definitiva. Per il commercio noi abbiamo la fortuna di avere
anche la scelta di avere dei commercianti nelle nostre liste, con le quali abbiamo steso anche delle idee che abbiamo proposto anche a Confcommercio e che magari illustrerò quando si faremo delle domande specifiche, visto che purtroppo il tempo in questo momento è tiranno. Grazie. Ma visto l'orario e visto che appunto stiamo un po' scivolando, vorrei riprendere un'immagine che ho già utilizzato in un altro contesto pubblico, mi spiace per chi c'era già, la ripeterò. Dal nostro punto di vista le associazioni e i comitati sono un po' come il filtro della moca, che sotto c'è l'acqua che bolle, cioè c'è la cittadinanza che borboglia, gorgoglia, mugna, eccetera eccetera, in alto c'è il sindaco, l'amministrazione che cerca di capire cosa sta succedendo là in basso, e in mezzo ci sono le associazioni e i comitati che, come filtro della moca, non si limitano a prendere l'acqua che bolle, 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 va verso l'alto, ma ci aggiungono del proprio, ci mettono il caffè, ci mettono la cosa buona, ci mettono le loro idee, le loro competenze, le loro capacità di dare delle soluzioni, e quello che viene su non è più l'acqua calda che bolle e basta, ma è qualcosa che ha un significato. Ora, noi ci crediamo veramente a questa metafora della moca, per quello che riguarda le associazioni, per cui secondo noi non basta la buona volontà del sindaco di turno verso le associazioni e i comitati di quartiere perché la cosa funzioni, ma bisogna cercare anche di fare un po' di ordine nella relazione fra il comune e le associazioni. In particolare noi pensiamo al fatto che a Pioltello c'è una grande realtà di associazionismo, 60, 70, 80 associazioni, che vengono trattati in maniera un po' differente l'una dall'altra, perché c'è una stratificazione geologica quasi, no? Delle relazioni fra il comune e le associazioni in base a quando sono nate, in base a chi c'era, chi governava in quel momento, eccetera. Ora, questo è un tema sul quale occorre fare un pochino di ordine, proprio per garantire a tutte le associazioni, a tutti i comitati, parità di trattamento da parte dell'amministrazione, al di là del colore dell'associazione e al di là del colore dell'amministrazione pro tempore. Un regolamento che tenga conto anche e cerchi di risolvere un altro problema che è stato accennato precedentemente, cioè non possiamo dare sede alle associazioni perché? Perché ci sono dei costi. Bene, riusciamo a quantificare il valore dei servizi che le associazioni e i comitati fanno verso la comunità? Perché se hanno un valore, questo valore può anche essere commisurato al valore dei servizi che poi l'amministrazione può dare alle associazioni in cambio. Quindi cerchiamo di non farci imprigionare da una lettura burocratica della norma e cercare di dare un valore invece all'attività che le associazioni possono dare al nostro territorio. Un'ultimissima cosa e poi mi chiudo, urbanistica partecipata, l'ho accennato prima, lo riprendo adesso con qualcosa negli ultimi 15 secondi, il PGT prevede un percorso di partecipazione, noi ci impegniamo a fare un percorso analogo, ridotto, ma sempre farlo, nel momento in cui andiamo a fare gli interventi significativi sui singoli quartieri e sulla viabilità, perché pensiamo che il cittadino possegga localmente una competenza, una sapienza, una conoscenza del territorio che l'esperto che dall'alto cala la via eccetera eccetera può non avere, e di questo vogliamo farne tesoro. Grazie. Ho posto una serie di domande e a qualcuno ho dato anche qualche risposta al di là dei discorsi generali che abbiamo già fatto stasera. Allora, io mi concentrerei per verità su alcuni dei temi toccati. Partiamo dai comitati di quartiere. I comitati di quartiere sono sicuramente un elemento fondamentale per il funzionamento di una città, laddove il comitato di quartiere è uno dei referenti privilegiati per un'amministrazione comunale, per i motivi detti prima. Il problema non è tanto dargli un riconoscimento ufficiale a livello di statuto, il problema è poi far funzionare lo statuto, cioè fare che questi appuntamenti, ad esempio con i comitati di quartiere, siano degli appuntamenti reali, continuativi, e su questo l'impegno deve essere assunto, io me lo assumo, perché si può anche scrivere che esiste il comitato di quartiere nello statuto, no? E possiamo anche rendere un istituto, dopodiché c'è naturalmente il rischio che i partiti, no? Come dire, lo colonizzano istantaneamente perché viene vissuto come un centro di potere. Se vogliamo questo come comitato di quartiere è una sciocchezza, se vogliamo un comitato di quartiere spontaneo che nasce con le sue regole, con i suoi tempi, con i suoi numeri e con i suoi modi di funzionare, allora porta aperta, parliamo, discutiamo, ci troviamo frequentemente, e in più c'è l'impegno da parte nostra di non assumere decisioni importanti sul territorio senza un passaggio consultivo con i comitati di quartiere. Due accenni velocissimi, alcune domande poste.
Per quanto riguarda il NoTrib, io sono contento della domanda perché come forza politica, come lista civica, noi il tema del NoTrib l'abbiamo portato a Pioltello 2 anni e rotti fa con Pietro Don Marco su un incontro pubblico e dall'epoca lo stiamo seguendo passo passo, per cui sul NoTrib siamo assolutamente d'accordo. Combo capi, commissione casa, sportello casa, rapporto forte con Aler, sono cose che abbiamo scritto nel nostro programma, ci sono tutte e tre nel nostro programma perché abbiamo ascoltato quello che veniva da Mocapi, l'abbiamo fatto nostro e l'abbiamo messo nel programma come impegno che ci siamo assunti. Ecco, queste sono 2 risposte date, sul caso specifico non posso entrare naturalmente posti stasera perché chiederebbero una conoscenza specifica. È chiaro che all'interno degli strumenti che Mocapi ha indicato, cioè in particolare sul fatto che lo sportello casa, da ufficio casa, si diventi uno sportello di consulenza che accompagni, non dia la risposta burocratica, ma puntuale, precisa, ritagliata sulla persona, questa è una cosa assolutamente da fare, vista la criticità del problema della casa che abbiamo a Pioltello. Grazie.